Caos politico in questi giorni per la caduta del governo Draghi, lei che cosa ne pensa? Che sono dei grandi irresponsabili, questi partiti mi hanno deluso tutti. Perché? Perché non si può far cadere il governo in un momento così drastico, una guerra, il Covid, la crisi enorme, c'avevamo dei personaggi importanti. Vi penso che si sia avvilito anche il Presidente della Repubblica. Ascolti, lei il 25 riandrà a votare il 25 settembre? Sono molto indeciso, però penso di sì. E chi voterà? Non lo so, sono indeciso. Sono molto indeciso. Il futuro degli italiani come lo vede? Ci saranno, secondo me, dei grossi sacrifici da affrontare, sicuramente. Questa veramente non ci voleva, insomma, in un periodo così difficile per tutti. Insomma, anche la caduta del governo italiano, anche a livello internazionale, non ci aiuta a fare una bella figura. Sono molto delusa. La colpa è un po' di tutti, non darei colpa ad una parte precisa, quindi penso che le responsabilità siano di tutte le forze politiche. 25 settembre si tornerà alle urne, lei ci tornerà? Io ci tornerò, certo, per dare il mio contributo, assolutamente sì. Ha già una sua idea su chi votare? No, perché purtroppo, ecco, sono talmente schifita. Cercherò di far del mio meglio per poi dare, insomma, un voto importante. Penso che siamo delle persone che scarichiamo sempre la colpa degli altri, non siamo abituati ad assumere le responsabilità. Se i signori del Parlamento sono sempre andati a votare, dovrò andare ancora a votare, ho le mie idee, voto ovviamente dei partiti che, o delle persone, più che i partiti oggi bisogna votare le persone che ti possono dare almeno un po' di fiducia, almeno che non siano ladri. E lei che idea ha appunto per votare? Chi voterà? Io voto a sinistra, io voto PD, per cui non ho problemi, io sono nato nel PC. È 3 anni che mettiamo ministri del coso non eletti dal Parlamento, non eletto dal popolo, ma mi ha messo tutti, non eletti. Continuiamo a ripeterci le stesse cose, ci sono le cose da fare e non si fanno, secondo me le cose utili da fare non si fanno e si va sempre a guardare la pagliuzza, si guarda la pagliuzza e non si guarda il dito e non si guarda la luna. Io credo che non bisogna mai avere paura di rivotare quando le cose non sono più chiare, quando c'è troppa confusione, quando le alleanze si sfaldano, sembra quasi che ci sia la paura di dare la parola ai cittadini perché salga questa parte della o la sinistra o la destra. In realtà bisogna avere fiducia nella democrazia, cioè sembra quasi che abbiamo paura della democrazia, di richiedere alla gente cosa pensa per ricostruire delle alleanze più moderne, più riconsolidate. Invece sembra quasi che riandare alle elezioni per tanti motivi, ci siano sempre tante mille scuse per non poter ridare la parola al pensiero democratico. Secondo lei gli italiani hanno perso un po' la fiducia in generale? Questo sì, sicuramente, perché sembra quasi che tutta la classe politica sia distaccata dal mondo reale. Riguardo al governo Draghi, penso che lui abbia fatto meglio che poteva in una situazione complicata, con la guerra, con il Covid, con il discorso della crisi economica. Per cui forse è arrivato veramente il momento di ripensare, no? Come si deve ricomporre la maggioranza e capire cosa pensano gli italiani. Questo è il mio pensiero. Caduta il governo, lei che cosa pensa? Posso sbuffare? Sono una cosa incredibile. Non c'è, cioè, cosa devo pensare? Ognuno ha i propri interessi e interessi della nazione a giorni alterni. Si preannuncia anche un autunno caldo in quanto il 25 settembre si tornerà alle urne. Lei ci tornerà? Ci tornerò, alle urne ci si deve andare, però il problema è prendere una decisione seria che tenga in considerazione gli ultimi anni e un futuro credibile. E di credibilità ce n'è poca, a mio avviso. E sul centrodestra, che ha voluto, diciamo così, staccare la spina a questo governo Draghi? Giochetti di politica. Politica che guarda verso se stessa e non verso gli interessi nazionali. Secondo lei si preannunciano tempi duri per noi cittadini? I segnali ci sono tutti, la cosa è evidente, quindi ci sarà da divertirsi.